La nuova norma per il primo soccorso pediatrico è legge. La quarta commissione, riunita in legislativa, ha infatti approvato la proposta che unifica i testi presentati da Daniele Valle, Partito Democratico, e Daniela Ruffino, Forza Italia. Promuove la massima diffusione degli interventi diretti ai bambini lattanti in situazione di emergenza e pericolo per la loro salute attraverso la conoscenza degli elementi di prevenzione primaria e di primo soccorso. Sempre maggiori passi verso la sicurezza, soprattutto nei luoghi che si occupano della prima infanzia. Mi riferisco alle tante opportunità di cui godono le famiglie, dagli asili nido ai nidi in famiglia, alle altre importanti forme di ospitalità dei nostri piccoli. Un principio importantissimo è quello della sicurezza. Per questo motivo ho presentato una proposta di legge su quella che comunemente viene chiamata la disostruzione pediatrica. Io credo nell'importanza della sicurezza nella formazione degli operatori e questo a mio parere è un ulteriore importante passo che si fa in quella direzione. La nostra legge propone di istituire una serie di corsi di formazione e di diffondere la conoscenza delle manovre salvavita, in particolare quelle del primo soccorso e della disostruzione delle vie aeree. Si propone di farlo con iniziative di sensibilizzazione e anche rendendolo un requisito fondamentale per tutte quelle strutture che si occupano di bambini, quindi strutture come asili, case di residenza per madri e bambini e tutti quelli che in qualche modo hanno a che fare con i più piccoli.